Il primo canto che facciamo è il numero 330, Nessuno ti ama come me, numero 330. Quanto ho aspettato questo momento, quanto ho aspettato che tu stessi così. Quanto ho aspettato mi parlassi, quanto ho aspettato che venissi da me. Io so per cosa sei venuto, io so ben perché hai pianto. Io so quello che hai sofferto, perché con te son sempre stato. Nessuno ti ama come me, nessuno ti ama come me. Guarda la croce, è la mia più grande prova. Nessuno ti ama come me, nessuno ti ama come me, nessuno ti ama come me. Guarda la croce, è per te perché ti amo. Nessuno ti ama come me. Io so ciò che tu mi dici, anche se a volte non mi parli. Anche se mai me lo racconti, al tuo fianco ho camminato, accanto a te son sempre stato, più di una volta ti ho portato, sono stato il tuo migliore amico. Nessuno ti ama come me, nessuno ti ama come me. Guarda la croce, è la mia più grande prova. Nessuno ti ama come me, nessuno ti ama come me, nessuno ti ama come me. Guarda la croce, è per te perché ti amo. Nessuno ti ama come me. Continuiamo con un canto pasquale, resta qui con noi, ci fa pensare ai discepoli di Emmaus, numero 283. 283. Si distendono, scende ormai la sera e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà.
sarà di un giorno che ora correrà sempre, perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda, che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore vero, come una fiamma che dove passa brucia, così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. Davanti a noi l'umanità lotta, soffre, spera, come una terra che nell'arsura chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, ma che sempre le può dare vita. Con te saremo sorgente d'acqua pura, con te fra noi il deserto fiorirà. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. Invochiamo lo Spirito Santo con il canto numero 417, Spirito del Dio vivente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la tua fiamma. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la tua fiamma. Riprendiamo la lezione divina dopo l'interruzione di una settimana sostanzialmente, perché ovvio che giovedì scorso era il giovedì santo e quindi non abbiamo fatto la lezione divina, ma
ci siamo fermati solo per una settimana. Il testo che leggeremo fra poco e che commenteremo è un testo inserito nella veglia di Pasqua. Per quelli che siete venuti il sabato notte alla veglia pasquale l'avete sentito, è il testo della quinta lettura. Siamo al capitolo 54, i versetti da 1 a 10. Il testo liturgico che si legge nella veglia pasquale è un po' più lungo, però questa parte che leggeremo è tutta compresa nel testo liturgico. Invito Sabrina a leggerci questo testo che si può intitolare Lo sposo di Israele. È un testo sponsale che descrive l'amore fra Dio e il suo popolo in termini appunto nuziali, in termini matrimoniali. Esulta, o sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu che non hai provato i dolori, perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata che i figli della maritata, dice il Signore. Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti, poiché ti allargherai a destra e a sinistra, e la tua discendenza possiederà le nazioni, popolerà le città un tempo deserte. Non temere, perché non dovrai più arrossire, non vergognarti, perché non sarai più disonorata, anzi, dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. Poiché il tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome, tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto ti ha richiamata il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non adirarmi più con te e di non più minacciarti. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da me, da te, il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Bene, grazie Sabrina. Questo è il testo, un testo gioioso, un testo di esultanza, come si vede già subito dal primo versetto di questo capitolo 54. Lo rileggiamo, il primo versetto. Esulta, o sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu che non hai provato i dolori, si intende i dolori del parto, perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata che i figli della maritata, dice il Signore. Fuori di metafora, Gerusalemme qui viene invitata ad esultare, a prorompere in grida di gioia, perché sta per finire la schiavitù degli israeliti in Babilonia e sta per iniziare la vita di libertà, la vita del ritorno nella propria terra, nella propria patria. Nel tempo della schiavitù in Babilonia, Israele è stato come una donna sterile che non ha partorito figli e quindi che non ha provato i dolori del parto. Ma adesso Dio ribalta questa situazione. Sì, Israele è come una donna abbandonata, i cui figli però sono più numerosi della donna maritata. Abbandonata perché Israele, questa donna abbandonata? Perché Israele è stato infedele a Dio.
Perché Israele si è prostrato a idoli stranieri? Perché Israele ha peccato grandemente e come castigo ha ricevuto l'esilio, la schiavitù in Babilonia. Ora però questa donna abbandonata viene riamata dal Signore e il Signore la rende come una donna feconda di numerosi figli. Si applica qui, in questo primo versetto, quello che già era stato cantato da Anna nel cantico dopo la nascita di Samuele. Spero che ricordiate chi è Anna. Anna è una donna che non poteva avere figli e che aveva invocato da Dio pressantemente il dono di un figlio. Aveva anche promesso che qualora Dio le avesse concesso un figlio, lei lo avrebbe consacrato a Dio e l'avrebbe portato al Tempio al servizio del sacerdote. E Dio concede questa grazia. Anna partorisce un figlio che chiama Samuele e lo porta al Tempio, al servizio del sacerdote Eli. Samuele sarà poi un grande profeta, un grande giudice di Israele. Ora, quando nasce Samuele, Anna fa un cantico che per tanti aspetti assomiglia al cantico del Magnificat di Maria, anzi è il cantico del Magnificat di Maria che assomiglia a quello di Anna, perché quello è Nuovo Testamento e quello è Antico Testamento. E in questo cantico di Anna si dice fra l'altro questa frase: la sterile ha partorito 7 volte, mentre la ricca di figli è sfiorita. Quindi Dio ribalta le situazioni. La donna abbandonata ha più figli della donna maritata. Israele è stato come una donna abbandonata perché è infedele a Dio, perché si è macchiato di peccati di infedeltà, ma ora Dio la riabilita questa donna e la rende feconda. Madre di numerosi figli, esulta perciò, o sterile che finora non hai partorito. Prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu che non hai provato i dolori del parto, perché più numerosi sono i tuoi figli, nonostante tu sia stata abbandonata, anziché i figli della donna maritata. Israele allora sarà un popolo numeroso e questo sarà un segno della benevolenza da parte di Dio. Questo tema dei figli numerosi continua anche nei versetti 2 e 3 che leggiamo. Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti, poiché ti allargherai a destra e a sinistra e la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città un tempo deserte. La discendenza di Israele sarà così numerosa che sarà necessario allargare lo spazio della tenda. È un'immagine molto bella, no? Allungare le cordicelle e rinforzare i paletti. In altri termini, le città di Israele torneranno ad essere popolate di numerose persone. Non saranno più città deserte, perché gli esuli, gli schiavi, i deportati torneranno dalla loro deportazione e giungeranno nuovi figli in Israele. Se prima ritornava il cantico di Anna dal primo libro di Samuele, qui ritorna la promessa grande fatta da Dio ad Abramo. Ricordate qual era stata la promessa fatta da Dio ad Abramo? Io farò di te un popolo numeroso come le stelle del cielo e come la sabbia del mare, come i grani di sabbia del mare. E qui si attua questa promessa.
Sì, Israele ha subito un secondo esilio dopo quello di Egitto, una nuova deportazione in Babilonia dopo quella di Egitto, ma ora le città di Israele saranno ripopolate. Israele sarà un popolo numeroso e forte, capace di imporsi sulle altre nazioni. Presto l'esilio in Babilonia sarà soltanto un amaro ricordo e comincerà per Israele una vita nuova. Perciò allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, fai spazio perché il Signore popolerà le tue città Israele che un tempo erano deserte. Versetto 4. Non temere, perché non dovrai più arrossire, non vergognarti, perché non sarai più disonorata, anzi dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. Vi ho detto che la frase non temere ritorna tantissime volte nella Bibbia. Qualcuno ha provato a contarle, dice che sono 365 volte. Ogni giorno dell'anno si ripete non temere. Non temere. Qui Dio lo dice al suo popolo, al popolo che torna ad amare. Non temere perché non dovrai più arrossire di vergogna. Non sarai più disonorata. Israele è sempre paragonato a una donna svergognata in questo caso, a una donna addirittura vedova, resa vedova dal fatto che Dio l'ha lasciata, a una donna che è stata come una giovane scapestrata perché si è prostrata a idoli stranieri, perché ha dimenticato il suo Dio, perché ha meritato il castigo in terra di Babilonia. Il popolo di Israele è invitato adesso in questo quarto versetto a dimenticare la vergogna della sua giovinezza, a non ricordare più il suo disonore. Fuori di metafora qui si afferma che Israele nel tempo dell'esilio è stato come una donna vedova lasciata da Dio, suo sposo, ma questo tempo ora è finito, così come è finito il tempo del peccato che ha fatto assomigliare Israele a una giovane scapestrata. È finito il tempo della vergogna, è finito il tempo del disonore. Ora Israele non avrà più nulla da temere, perché non sarà più disonorata da nessuno e perché sarà protetta direttamente da Dio come una sposa. Bellissimo questo testo. È un inno di amore nuziale, come potete vedere, è tutto un testo sponsale, matrimoniale. Penso anche al Cantico dei Cantici, penso ad altri brani di Isaia in cui torna il tema della nuzialità. E finalmente si giunge al versetto 5, che è il versetto centrale dell'intero brano. Finalmente si dice qual è la verità di questa gioia, di questo superamento del disonore, di questo superamento della vergogna, di questi figli numerosi che saranno partoriti. La verità qual è? Versetto 5. Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome, tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. L'affermazione centrale è che Dio è lo sposo del suo popolo. Quando nell'Antico Testamento si vuole esprimere in termini forti l'amore che Dio nutre per il suo popolo,
ci si rifà alla metafora sponsale. Dio è lo sposo e il popolo è la sposa. È bellissimo qui quando dice tuo sposo. Chi è Dio? Dio è il tuo sposo. Apro una parentesi. Nel Nuovo Testamento questa sponsalità arriverà al suo culmine, perché lo sposo che è Dio si manifesta in Gesù, che viene a sposare questa umanità intera, e questo matrimonio d'amore si consuma nell'atto di amore supremo della croce. La Chiesa sarà la sposa di Cristo, e nel Nuovo Testamento i nostri sposi cristiani, voi che siete qui presenti e che avete celebrato il matrimonio sacramentale in Chiesa, siete sacramento di questo amore sponsale tra Cristo e la Chiesa, cioè siete il segno efficace. Allora, cioè il segno produttivo di grazia. Allora, quello che nell'Antico Testamento era soltanto, come dire, un'immagine, una metafora, un simbolo, linguaggio anche, nel Nuovo Testamento diventa un sacramento. I due sposi cristiani sono segno efficace dell'amore sponsale che unisce Cristo alla Chiesa. Giovanni Paolo II dice che gli sposi cristiani sono un richiamo permanente di ciò che è accaduto sulla croce. Come si devono amare gli sposi cristiani? Come Cristo ama la sua Chiesa. Ma nell'Antico Testamento già si parla di questo, ripeto, non se ne parla ancora in termini sacramentali. Però tutte le premesse ci sono, vedete che affermazione, poiché tuo sposo è il tuo creatore, tuo sposo. E vediamo anche i titoli che in questo quinto versetto sono attribuiti a Dio. Anzitutto Dio è chiamato il tuo creatore. Chi è questo sposo? È il tuo creatore. È colui che ha creato i cieli e la terra, è colui dal quale e per il quale ogni cosa esiste, è il potente creatore di tutto ciò che esiste e che ora si china come uno sposo amante sul suo popolo eletto. In secondo luogo, Signore degli eserciti è il suo nome, Signore degli eserciti. Non è una frase da intendere in senso militare, eh? Dio non ha eserciti militari. Semmai si può parlare dell'esercito celeste, dell'esercito degli angeli. E in ogni caso questa affermazione Signore degli eserciti, che ritorna molte volte nell'Antico Testamento, è una frase che intende affermare la potenza di Dio. La potenza di Dio. Nessuno è potente come Lui. Chi è il tuo sposo? Il tuo sposo Israele è colui che ti ha creato. Il tuo sposo è il potente Signore degli eserciti, questo è il tuo sposo. Ancora, tuo Redentore è il Santo di Israele, Dio è il tuo Redentore, cioè colui che ti ha riscattato dalla schiavitù e ti ha restituito la libertà. Tuo Redentore, chi è il tuo sposo? Colui che ti ha redento, colui che ti ha restituito la libertà. E infine, Dio è il Santo di Israele, cioè il vero sovrano
il vero re del suo popolo, colui al quale si sottomettono tutti i popoli della terra. Egli infatti è chiamato Dio di tutta la terra. Vedete come in questo quinto versetto, allora, con diversi titoli si presenta la verità di Dio. Dio è il creatore, Dio è il redentore, Dio è il santo, Dio è il potente, Dio è lo sposo. Ma lo sposo è questo Dio così forte, così potente, così sublime. Versetti 6-8. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto ti ha richiamata il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Bellissimi questi versetti, eh? Spero che possiate gustare la bellezza di questo testo. Al versetto 6 si dice che Israele è stato richiamato dal Signore come una donna abbandonata e con l'animo afflitto. In che condizione si trova Israele nella schiavitù in Babilonia? Si trova nella condizione di una donna abbandonata e con l'animo afflitto. Ma ora il Signore, tuo sposo, ti sta richiamando, ti sta riscattando. Tu sei Israele come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ma ora puoi contare sull'amore del Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Israele è come una donna che Dio ha sposato in gioventù e non può essere ripudiata questa sposa. Poi Dio si confessa, bello, eh? La verità la dice al versetto 7 e al versetto 8. Dio si confessa e dice: è vero, Israele, sposa mia, per un breve istante ti ho abbandonata, è vero, ma ti raccoglierò con immenso amore. È stato un momento, mettiamola così, in un impeto di collera, vedete questo Dio che si incollerisce, no? In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, è vero, lo ammetto, lo confesso, per un breve istante ti ho abbandonato, in un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, non mi sono più fatto vedere, dice Dio. Che bello questo Dio espresso in termini umani, no? Come un uomo che si arrabbia, come un uomo che, deluso dalla sua sposa, a un certo punto se ne va. Ma tutto questo però è finito. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te. Cioè ti ho usato misericordia, ti ho perdonato e ritorno a te con tutto il cuore. È bello questo tono che presenta l'amore di Dio in termini umanamente comprensibili. Chiaramente si tratta di una trasposizione del comportamento di Dio in termini umani. Ecco, Dio viene presentato come uno sposo deluso e amareggiato che per un breve periodo decide di abbandonare la sua sposa infedele, ma poi lascia prevalere il suo amore. Si pente della sua collera e torna a usare misericordia verso questa sposa che in realtà non ha mai cessato di amare.
qui davvero si esprime in termini molto intensi lo straordinario amore del Signore per il suo popolo. Versetto 9. Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti. Dopo questo breve periodo di abbandono, dopo questo impeto di collera di cui Dio si è pentito, comincia una nuova vita per il popolo di Israele e nasce una nuova alleanza tra Dio e il suo popolo. Un'alleanza come quella che Dio aveva stipulato con Noè dopo il diluvio universale. La parola alleanza è importante nell'Antico Testamento, Ricordate che lì c'era stato questo segno dell'alleanza, era l'arcobaleno, no? Dio depone il suo arco di guerra e fa la pace con l'umanità e giura di non riversare più le acque del diluvio. Così come allora Dio aveva giurato di non riversare più le acque sulla terra, ora Dio giura di non adirarsi più con il suo popolo. La sua collera è svanita, la sua delusione è passata. Ora comincia un nuovo rapporto di amore fra Dio e il suo popolo, una nuova alleanza, un rapporto che può essere ancora più solido di quello precedente. Voglio farvi notare per inciso che questa è un'iniziativa gratuita da parte di Dio, cioè qualcosa che proviene interamente da Dio e che di fatto Israele non meriterebbe. Il popolo infatti si è macchiato di tanti peccati. Il popolo ha trasgredito l'alleanza con Dio, perché Dio già l'aveva stipulato un'alleanza con il popolo al tempo di Mosè, sul monte Sinai. Dio aveva dato i suoi comandamenti, le sue leggi, e il popolo si era allontanato. Dio però adesso non tiene più conto di questi peccati del suo popolo. Prevale in lui la misericordia, la pietà. Dio recede dalla sua ira e manifesta di nuovo il suo grande amore per Israele, per questo popolo che è come la donna da lui sposata. Il cuore di Dio si intenerisce, per cui abbandona la sua collera e torna a stringere un'alleanza di amore con il suo popolo. E infine il versetto 10, bellissimo anche il versetto 10. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, notate che metafore, Anche se i monti si spostassero, difficile che si sposti un monte, no? E i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Scherzando una volta io dissi che questa frase è una frase da cioccolatino perugina: anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto. Può ben dirlo un innamorato alla sua innamorata e viceversa, no? È bella come frase, è bello anche come immagine. Con parole davvero stupende qui si descrive
quale tipo di amore Dio sposo nutre per il suo popolo. Paradossalmente i monti potrebbero anche spostarsi, i colli potrebbero anche vacillare, ma non si potrebbe mai allontanare da Israele l'amore del Signore, l'affetto del Signore. L'amore di Dio è più forte di ogni altra cosa. Il paragone con i monti che si spostano e i colli che vacillano dice in modo efficace la solidità, la fermezza di questo amore. E quindi non vacilla neanche l'alleanza di pace che il Signore vuole stringere di nuovo con il suo popolo, perché il Signore usa misericordia verso questo popolo che ha peccato, che ha sbagliato. E di sua iniziativa Dio usa misericordia, usa pietà. Ecco, questo è il testo. Potete poi rileggerlo con calma e gustarlo in tutte le sue parti. Diamo uno sguardo al foglio che vi ho preparato per i gruppi di condivisione. Sintesi del brano. Nel tempo della schiavitù in Babilonia, Israele è stato come una donna vedova, abbandonata e sterile. Ho messo qui insieme tutti e tre questi termini che ricorrono nel testo: vedova, sterile, abbandonata, perché il significato è uguale, no? Israele è come una donna vedova, sterile, abbandonata, ma ora può esultare di gioia perché partorirà tanti figli fino a costituire un popolo numeroso. È proprio l'inizio del brano che abbiamo analizzato quando dice: esulta, o sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata che i figli della maritata, allarga lo spazio della tua tenda, proprio perché Dio popolerà di nuovo le città di Israele. Solo per un breve istante Dio ha abbandonato Israele, ma ora torna ad essere il suo sposo innamorato che vuole stringere con esso un'alleanza solida come quella stipulata con Noè. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da Israele l'amore di Dio. Questo mi sembra che sia la sintesi di tutto il brano. Per i gruppi di condivisione vi offro due spunti di riflessione che mi sono venuti in mente. Il primo: l'amore di Dio è più grande del nostro peccato. Niente e nessuno potrà mai separarci dal suo amore. Mi viene in mente il capitolo 8 della lettera ai Romani. Chi ci separerà, no, dall'amore di Dio? Chi ci separerà? Niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio, perché l'amore di Dio è più forte del nostro peccato. Questo lo dice anche San Giovanni. E San Paolo dice che dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbero da noi l'affetto e la benevolenza del Signore. Possiamo sempre contare su di Lui, anche quando a causa del nostro peccato non meritiamo il suo amore. Sei sempre certo dell'amore di Dio per te? Oppure qualche volta ti capita di dubitarne? Io vi auguro di avere sempre questa certezza nel cuore. Qual è questa certezza? Dio mi ama.
dice: ma io ho peccato gravemente. Dio continua ad amare, non ama il mio peccato, anzi lo detesta, ma ama me che sono peccatore. Attenzione, non ama il mio peccato, anzi lo detesta, ma ama me che sono peccatore. Io mi sono allontanato da Dio, non l'ho pensato più, ma Dio non si è mai allontanato da me. Non è mai Dio che si allontana da noi, semmai siamo noi che ci allontaniamo da Lui, ma Lui non si allontana mai da noi. Io vi auguro di coltivare sempre questa certezza e di non dubitarne mai, perché questa è la certezza che vi farà vivere e vi farà vivere in eterno, anche nel momento della morte, soprattutto coltivare questa certezza: Dio mi ama, Dio mi ama. Sapere che Dio ti ama sempre e comunque ti dà una certa sicurezza e fiducia in te stesso. Io penso che c'è un rapporto fra l'amore di Dio e l'amore di sé. Se Dio mi ama, pur con tutto il carico delle mie imperfezioni, cioè se Dio ama uno come me, che non sono santo, che sono peccatore, che sono imperfetto, che sono carico di difetti, che sono carico di vizi, allora anch'io devo amarmi, anch'io devo avere fiducia in me stesso, anch'io devo avere una certa sicurezza, perché Dio mi ama, la certezza è data da questo. La certezza è data da questo. Secondo spunto di riflessione: Dio si presenta come lo sposo del suo popolo che col suo amore lo arricchisce di numerosi figli. Egli dichiara che solo per un breve istante ha abbandonato Israele, ma ben presto la sua collera è svanita, per cui è tornato a intrattenere col suo popolo un rapporto sponsale. È vero che noi diamo molti motivi a Dio per arrabbiarsi, eh? È vero che noi diamo molti motivi a Dio per arrabbiarsi, è vero. È vero che non meritiamo il suo amore. Nessuno di noi può dire: io merito l'amore di Dio. Non è così. Non lo merito. Ma è ancora più vero che in Dio prevale sempre l'amore per noi, un amore folle che arriva a dare la vita del suo figlio per la nostra salvezza, prendendo su di sé tutto il peso delle nostre colpe. Come accennavo durante la lezione, lo sposalizio d'amore tra noi e Dio è stato celebrato nella croce di Cristo. Per noi figli del Nuovo Testamento, per noi seguaci di Cristo, lo sposo è Cristo, lo sposo di questa umanità redenta, lo sposo della Chiesa, e questo matrimonio d'amore tra Cristo sposo e la Chiesa si è consumato nel sacrificio della croce. Amore folle, amore pazzo. Dio ha tanto amato il mondo, dice San Giovanni, da dare il suo unigenito figlio. Dio ha tanto amato il mondo da dare, e se Dio ci ha dato il suo figlio, come non ci donerà, dice San Paolo, ogni cosa insieme con lui? E qui più che delle domande io invito a riflettere su queste frasi, e potrebbero costituire motivo di condivisione nel gruppo.
Consideriamo il sacrificio di Gesù come l'espressione più grande dell'amore di Dio per noi. Siamo ancora in tempo pasquale, quindi nel gruppetto di condivisione si potrebbe ancora fare riferimento a questo. Ringraziamo il Signore per averci amati sempre, in ogni circostanza, anche quando non ci sembrava che fosse così. Lodiamolo perché ha voluto stringere con noi una solida alleanza e con tutte le nostre forze cerchiamo di rispondere con l'amore al suo amore per noi. Ecco, adesso ci mettiamo in preghiera, Gerardo e Sara ci aiutano a pregare e facciamo il ritornello del canto col tuo amore. Col tuo amor, col tuo poter, Gesù riempi la mia vita. Col tuo amor, col tuo poter, Gesù riempi la mia vita. Ti ringraziamo, o Padre, per il grande amore che hai manifestato per noi, donandoci il tuo Figlio come Salvatore e Redentore. Col tuo amor, col tuo poter, Gesù riempi la mia vita. Lodi a te, Gesù nostro Signore, che sulla croce hai consumato il tuo matrimonio d'amore con l'umanità intera, offrendo la tua vita per la salvezza di tutti. Col tuo amor, col tuo poter, Gesù riempi la mia vita. Ti benediciamo e ti adoriamo, Spirito Santo, dono d'amore del risorto per tutti noi, effuso nei nostri cuori per darci la vita eterna. Col tuo amor, col tuo poter, Gesù riempi la mia vita. Col tuo amor, col tuo poter, Gesù riempi la mia vita. Col tuo amore, Signore Dio Onnipotente, riempi la nostra vita e guidala nella via della verità e della pace. Col tuo amor, col tuo poter, Gesù riempi la mia vita. Col tuo amor, col tuo poter, Gesù riempi la mia vita. Bene, buona serata a tutti, arrivederci.